E buonasera, 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 buonasera a tutti. Forse stasera lo finiamo, ma è probabile che stasera si giunge al termine e sarebbe anche la cazzo di ora. C'è una roba qua sul ginocchio che mi fa male. Ah, forse un pelo incarnito, un incarpelo. Un carpirlo, l'ho detto, lo ribadisco, ho detto forse però, Ho detto può darsi, è possibile, è plausibile. Ho preso la pioggia e non mi sono fatto la doccia, mi sono dimenticato, sono stato con la mia signora, sono stato lì annidiato così. Poi Sifetazzi mi ha attaccato, non ho più una gamba. Dopo solo 3 live, no, sarebbe quarto, 4 live. Non è detto, perché ho long to beat varia dalle 8 alle 11 ore, dalle 4, scusami, alle 11 ore, però mi sa che non è così tanto. Zwiga ce l'assicura che lo finiamo stasera. Sa qualcosa che noi non sappiamo? L'hai già giocato? Merda, spero di no. È plausibile che faremo il DLC di Pokémon dato che ci era piaciuto tanto? Che domanda polemica. Certo, l'ho preordinato il giorno in cui è uscito il preordine. Pff, che domande del cazzo, veramente. Grazie Senpai Dodo, buonasera Gatto. Signore, non mi è uscito, vabbè. Sono passati 4 mesi, quando potrò invitarla a cena? Non si può adesso, non si può. Però grazie sottoporto, un draghetto selvatico. Pff. Senpai, l'ho già detto, perché è uscito 2 volte? Non lo so. Buonasera, buonasera. Stefano, la penso come te. Sì, Lizzy. Per 20 euro ha dato, dai. Io ho acquistato un altro gioco nel frattempo oggi, che si chiama The Council. E sembra una roba di intrighi, una roba... Ne parlano. Bene. E sembra una cosa di un mistero, di... Cioè del... E poi anche... Ma sì, ma Prince of Talos è famosissimo. Solo che non ricordo perché non me l'ero ficcato quello. C'era un motivo. Grazie a Death and Brothers 7, è il numero massimo di ogni cosa. Grazie. Grazie per i 7 mesi. Me lo ricordo anch'io Talos Principle. Perché non l'abbiamo fatto? C'era un perché. Me lo ricordo un perché. C'era un perché. Ce l'ho? Aspetta, fammi vedere se ce l'ho. No. C'era un perché. Io me lo ricordo che quello lì me l'ero... 40 euro, eccolo qua. Vedi, non ce l'ho neanche in lista desideri. Puzzle game, sì, esatto. Non mi ricordo. Leila. Non ce l'ho ancora. Non mi ricordo. No, non credo fosse il 40 euro. Cioè, allora, probabilmente era il 40 euro all'epoca, adesso non è che... Forse l'avevo visto, sì, ma non ce l'ho neanche in lista desideri. Io di solito me li metto in lista desideri. Io lo conosco Talos Principle, non so perché non ce l'ho proprio in lista né Ah, niente, da sì, nessuna ricordo. parte. Non mi ricordo. Ci sarà stato un motivo. Ma in realtà non è la prima volta che mi capita di beccare dei giochi potenzialmente ficcantissimi. Che io invece avevo scartato, insieme a questo, un altro gioco che ne parlavo oggi con Moro, che lui lo farà, Observation, che è uscito questo 21 maggio, che sembra veramente figo. Io lo conoscevo, mi ricordavo benissimo il logo e tutto quanto, eppure non me l'ero messo neanche in lista desideri. E non so, non saprei dire. Grazie a Gallus, compatatus, eccoci Gattone, buonasera a lei, buonasera. Rinnovate tutti, rinnovate tutti. Eh no, ma Sebis, infatti, ma sembra veramente figo. Però per qualche motivo non... O
mi ero dimenticato di metterlo in lista. O può capitare, però mi pare un po' strano. L'aveva fatto Karim. Ecco perché. Lo aveva fatto Karim in live. Ecco perché. Ecco svelato l'arcano del motivo per cui non ce l'avevo. Sì. Maledetto Musa. Questa sera che si fa? Quello che abbiamo fatto ieri sera. Schifo. Aveva fatto solo una live e poi l'ha droppato perché era lento. Allora, abbiamo altro. Abbiamo decisamente altro perché c'è ovviamente settimana prossima. Voglio fare Bioshock. Poi vorrei finirlo entro venerdì perché poi venerdì iniziamo... Vediamo sto The Last of Us com'è. Se non mollo The Last of Us venerdì, lo portiamo avanti fino alla settimana prossima, la settimana dopo. Diciamo che è organizzata in questo... Sono molto positivo verso questo The Last of Us. Sì. vediamo. Porti tutti i Bioshock, l'idea è quella. Fai Bioshock Infinite che è il migliore, non sono assolutamente d'accordo. Beh, non che sul farlo, li farò tutti, però non sono d'accordo che sia il migliore. Davvero, zombie? La remastered non è ficcante? Io ho scaricato quella. È meglio l'original della remastered? È un peccato. Infinite è figa la trama, ma il gameplay è orrendo. No, non sono d'accordo neanche su questo. Va bene. Ma che vuoi l'infinito, qualche parte? Ah, mi è arrivata la notifica appunto perché dovrebbe partire tra un'ora la play, però non è vero, infatti non capivo. Meglio l'originale per quanto riguarda l'uno. Mi informerò, vedrò un po' com'è. No, l'unico problema di Infinite è che le orde te le fa sentire tutte. Infatti io giocherò a normale, neanche difficile. Ma perché stiamo parlando di ste cazzate quando c'è il gioco della vita stasera? Eh? Il gioco della vita. Anche stasera. Non me l'ha messo full screen perché? Porca puttana. Cosa devo fare quando mi rimane la barra delle applicazioni sotto? La barra di Windows mi rimane fissa? Devo riavviare il PC ovviamente quando succede. No, poi ho risolto. Ho risolto. Bastava cliccare a cazzo. Remain. Il quarto episodio. Stasera lo finiamo. Io voglio salutare il mio amico Lyoka che monterà questa live e gli voglio dire, anche se non sono d'accordo, continua. Grazie a Spinge per i 36 mesi. Ripara la luce esterna. Oh, ah no, allora, sì. Che succede? La musica del mistero in loop? No, ok, si è sistemato il loop. Allora, avevo il bastoncino e dovevo andare in soffitta. Bella roba, eh. Guarda come corre tutto vibrante. Eccoci qua. Adesso fa casino, non prendete paura. Ah! Era uno scherzo. Grazie a Kuron per i suoi 2 mesi.
E Will, che regala la sabba Love Rain. Grazie mille. Io non ho capito perché l'ultimo gradino lo deve fare con un salto felino. Allora, io devo sistemare questa cosa delle scatole. Ostruisce il passaggio. Forse è giunto il momento di utilizzare la fisica e... Ah, per davvero! Guarda! Guarda, non vedo niente. Le sedie! Le sedie sono diventate finalmente i protagonisti del gioco! Non ci ho preso. Perché per forza hanno voluto mettere una colonna qui per impedirmi la traiettoria perfetta. Ah, luce! E Bavangulen. No. Il vaso. Michael Jordan! Ma non cade più? Ma veramente la mia vita è nelle mani del fato? Vabbè, dai, altra sedia. Ma no, ma ho preso qualcosa qui, ho preso lui. Ma che cazzo? E come faccio? Non le lancia bene le sedie, non le lancia bene il vaso. E una volta che ho finito gli ammenicoli... Ah, ma siamo scemi, ma che rumore era per ti sparire? Ma vaffanculo, va? Quanto era forte? Perché l'ha fatto? Bastardo. Grazie Daudax per i 2 mesi. Buonasera. E io sono cagone. Ho sparato a manetta l'audio. Si può neanche saltare. Mi tocca spostare. Che è? Non rompete i coglioni, voi altri. Vi acceco con la luce. Allora, ma che sto calpestando qua? Che fastidio. Sono qui. Prendo il martello. No. Non lo prendo. E quindi? Ah, la luce. Magari si ripara da qui la luce esterna? Come abbiamo imparato dall'episodio precedente in America, se i contatori sono verso il basso vuol dire che sono accesi. Io non so come cazzo vivono questi esseri, ma... Da che mondo è mondo? Come passo, mo, qua? Non ci voglio passare vicino a questi buzzurri. Scendo. Non posso, devo scendere per forza. Mamma mia. Pure la scriptaggine. Che? La Madonna. Grazie a Satan per i 13 mesi. Rinnovate tutti per l'hype train per ottenere emote terribili, ma soprattutto la gloria eterna. Scendo. Niente, doveva fare per forza casino e un'animazione bruttissima. Grazie. Allora. No. Sai che non mi ricordo dove cazzo... Ah, sì, di qua. Eccoci qui. Qui fuori. Faccio così. Ah-ha! La luce. Posso vedere la gente qui dentro? Ulla, misteriosi. Ciao. Posso entrare qua? L'ufficio. Tanto accendiamo la luce, poi ne riparliamo. Ma c'era un cuoco? Un cuoco dell'esercito, fantastico. No, non era un cuoco. Sì. Non capisco se è un cuoco o se è un uomo in abiti tradizionali del Medio Oriente. E diciamo che è fuorviante il fatto che sia davanti ad un piatto. E non saprei dirvi. Grazie a Floppy per i 22 mesi. Volano con lei. Grazie. E Merlin per i suoi 3 mesi, grazie. Vabbè. Allora, io avevo visto una chiave. Tanto osservo questo. L'hammer, bel passatempo. Costruire hammer modellini rossi. Qui c'è un leone. Guarda un po', me li ricordo. E la chiave del fato. Non si sa di che cos'è la chiave. Esamina il seminterrato. Posso prendermi una katana? A parte il fatto che sono delle katane drittissime. Però non credo le facciano così. Sono delle katane dritte. Grazie Raid per i thermos. Guardate che belle katane dritte che ho. Voi che avete caldo, io ho un freddo invece. E grazie anche a Choc per i 5 mesi. C'è qualcuno che le ha... Sono stocchi, katane... Stocchi giapponesi. Bellissimo.
Le fate con la bolla. Vabbè, è chiuso. E allora vaffanculo. Devo tornare indietro. Pure. Erza. Gattone, settimana prossima ho tre esami diversi. Io ci metto lo studio, però lei ci può mettere il culo. Ce lo metto il culo, ce lo metto. Se lo goda. Ma io non ci voglio andare in seminterrato. Di solito sono sempre bui. Cosa ho visto? Bui impolverati coi mostri. Ah sì, qua mi hanno tirato dietro i piatti. Dov'era il seminterrato? L'avevamo trovato? Sera. Questo può essere seminterrato. No, questo qui è il garage, non è seminterrato. Di sicuro non è il Disney Club. Qua ci sono sti quattro stronzi. Non saprei... Dov'è? Di qui? Chiave usata. Ho capito, ma... La luce. Oh, streghetta, che... Che brutto posto. Sono finito sott'acqua? Ah. Hanno un altro contatore qui. È una casa piena di contatori. Candelabro, me lo porto dietro. Non si sa mai. Ma dai, con la ciotola del cane. E non vedo un cazzo, però. C'è una ciotola del cane lì per terra. È un pitale, credo. Forse un pitale, sì. Che c'è un'illuminazione poi delle grandissime balle, sto gioco. Che se lo aumento poi diventa tutto... Cos'è? Una chiave a becco. Chiave a pappagallo. Chiamatela come vi fa. Vabbè, quindi... Cos'è? Ah, il piatto. C'è un oggetto qua. Altro diario. A volte penso a come starebbe la mia vita se ci fosse ancora mia madre. È passato così tanto tempo che neanche ricordo come fossero le cose allora. Di sicuro non mi avrebbe rinchiuso qui sotto. Lui mi fa tenere quello stupido diario per controllarmi meglio. Pensa che io sia stupido? Questo è il diario vero! Twistone, c'è il vero diario! Di Tom Ryder. No. Questo è il vero diario. Perché il diario che metteva di sopra, dove dava ragione al padre, che ci faceva sembrare soggiogato. Ho perso qualche frame, confermo. Adesso vediamo. Ho perso 160 frame. Non impauriamoci per ora. Tranquilli. Tranquilli. 2. Quando qualcuno è strambo quanto la mia nuova compagna di classe arriva in un posto noioso. Come Dormont, tutti sanno che ci sarà da divertirsi. O almeno ce ne sarà per me e i miei amici. Lei si chiama Annika ed è proprio una stramba. Sua madre sembra una di quelle vecchie del XIX secolo. Vecchia? Mi serve una reference. Non riesco ad immaginare. Con l'ombrellino? E le culotte? Vabbè. Vivono in una baita fuori Dormont, come se fossero troppo brave per mischiarsi con noi altri. Beh, visto quello che è successo, ci avrebbe anche ragione la signora, eh? Aiden e io oggi abbiamo fatto uno scherzo ad Annika. Posso ancora vedere la sua faccia con quel liquido disgustoso che le gocciolava sul viso. Ma di che parliamo? A volte penso che siamo troppo duri con lei. Ma che diavolo! Uno deve pur divertirsi! Stiamo solo cazzeggiando! Lui parla di accademia militare ogni giorno. Perché dà per scontato che io voglio... Perché dà per scontato che voglio diventare un soldato? Perché non posso dire quello che voglio? Non me ne frega niente della sua guerra e dei suoi eserciti. Io voglio solo andarmene da Dormont e non tornare mai più. La scorsa notte non mi ha solo rinchiuso in camera. Lo ha fatto solo dopo avermi bastonato con un manico di scopa. Ah, ecco, vedi che c'era l'aggravante. Un giorno sarò più forte di lui. Allora vedremo se sarà ancora così coraggioso. E tutto solo per uno stupido scherzo. Non so chi glielo abbia detto, ma immagino sia stata Annika o sua madre. La pagherà per questo. Oh là là! È per questo che l'hai uccisa? Il gas! Vabbè, quindi adesso che mi ha letto sta cazzata, me ne faccio una ragione.
Torno su? Esamina il seminterrato, dice ancora la quest. E che faccio io il seminterrato? Alzo le sedie? Ostia. La luce ha una dinamica, quindi vuol dire che posso far luce lì se attuo la forza giusta. La miseria. No, io non vedo niente. Aspetta, ma non mi cadere, sedia della merda. No. Riesco a farla ballare, ma non vedo niente. Ma zero proprio. Non è che magari ho esaminato tutto l'esaminabile? Cioè, una roba c'era. Lo devo rileggere? Non ho voglia. Provo a tornare su, vediamo. Grazie a Lucas per i 15 mesi. Vaffanculo, guarda dove era. Bisognava uscire di qua. Mezz'ora a girare come dei coglioni. C'era una mosca. Ho rotto anche questa sedia col gomito, è incredibile. Io non so cosa gli faccio alle sedie con i gomiti. Che cazzo? Si è crepato, è incredibile. Mi hanno ucciso. Cazzarola. Si è creato proprio un taglio dove tengo sempre poggiato. Nella pelle. Spero le rivendano i manici, perché la sedia è perfetta. Vabbè, quindi che devo fare? Cammino qui col terrore? Allora vaffanculo. Salve. Raggiungi un posto sicuro. Ma tipo, dove? Vado a Genova. Qua ci sono i bastardi però. Io non ci voglio andare di là. Che idea è di gameplay questa? Santo cielo. Discutibile. Molto discutibile questa scelta. No, adesso. Oh! Ma sto facendo giusto secondo voi o no, perché sono tornato indietro. Guarda, questo è il van di prima. Ho capito, ma questo era un trappolone per uccidermi. E quindi? Devo superarlo il van. Dai, ma che cazzo è? C'è un percorso da seguire. Guarda, proviamo ad andare a sinistra dell'albero. Provo ad andare dall'altra parte. Ok, non devo andare verso il van. Ok. Però... che succede? Va bene. Però qui c'è il vicolo. C'è. No, non credo sia tempo. Credo sia proprio a zona. Ah, di qua. No. E mi dice che c'è la muretta. Perfetto. Provo a non toccare niente. Vediamo se cambia. Cazzo, avete ragione, mi sa che è veramente a tempo. Come no? È a tempo!
Grazie a Shablabla, buonasera signor Gatto, un salto veloce su Bare che devo finire l'ultima live di Rachel Foster, tornerò anche per questa serie, non si preoccupi, ci vediamo qui. Grazie, grazie anche a Dimin per la sub. No, sta cosa del gomito che mi ha rotto anche questa cosa qui, guarda, mi girano proprio le palle. Vabbè. Però mi pare che vi rivendano i pezzi di ricambio. Però adesso devo camminare lento, ho paura. Che cazzo, vedi, ci sono i sassi. Ok, qui ci sono i bastardi e qui c'è del chiuso. E non posso andare. Banalmente non ci posso andare. Trova un posto sicuro. Di qua? Ma io ritorno sempre di qua e adesso ci sono gli stronzi, guarda. C'è la macchina qui. Devo sedere in macchina, in una macchina magari. Nel labirinto? Qual è il labirinto? Dove in un mondo è bloccato nella... Ah, di qua forse, guarda. Porca puttana. Aspetta, devo superarli? No, muoio. Reality seems to be shifting. Bravo. Reality seems to be shifting. È arrivato lui, il coglione di turno, no? Reality. Aspetta qua che ho paura. Muretta. Boh. C'era Barbalbero, c'era. Porca troia. No, aspetta un attimo. Non voglio avvicinarmi troppo. Poi corro. Ok, qui. Qui è safe, corro. Dai, eh. Qui, safe. Ci sono. No. No. Ok. Dove devo andare? Muro. Tornare indietro? Di qua, davvero? Ma io sono arrivato da di là, devo andarmene di qua? Scherzando. Corro. No, qua mi ammazzano. Buona. Grazie alla coppia romana 8, che se lo fai sdraiare è la quantità di divertimento in compagnia che ci dai. Grazie, però non credo che stasera sia così. Santo cielo. Ma chi l'ha scelta questa cosa? Stormont Supermarket. Bravo. Che inquietudine. E là, la gente impiccata. È sparito. Ma questo qui è l'inizio della quarantena? Another empty building. Vabbè. Amen, dai, cosa vuoi farci? Almeno il tempo non rompe più i coglioni. Cos'è?
Un lupo veramente brutto. Cos'è qua? Illuminato. Boh. Ah. Why is this here? Looks like it's missing a crank. Resident Evil. To la manovella. Are these statues supposed to be facing something? Cazzo. What resemblance do these photos have? Dovrei trovare l'altra manovella, poi ne riparliamo, vero? Beh, c'è qua un messaggio. Da sempre un predatore. Il leone si ergeva vigile nella casa. Conosceva abbastanza il suo avversario. Sapeva che avrebbe cercato di entrare attraverso la finestra. Il leone stava lì, impassibile, come una statua, sorvegliando la finestra del padrone. Quindi è giusto così. Questa è una porta, quindi non la consideriamo. Questa, invece, è chiaramente una finestra. A posto. La Madonnina, vado! Quindi devo recuperare la manetta del lupo? Boh, non lo so. Mistero mistico, mistificami! Che devo fare? Ah, una manetta. Però non posso interagirci. Ma veramente Resident Evil? Cioè, sul serio? Manovella raccolta. Cazzo. Temevo che avrebbero... che avremmo dovuto proteggerci dai saccheggiatori. Ma a quanto pare non c'è più nessuno da saccheggiare. Sono passate settimane, forse mesi, da quando ho visto qualcuno l'ultima volta. Ne ho abbastanza. Cercherò di fuggire. Se stai leggendo questo, probabilmente sei l'ultima persona viva ad Ormond. Wow! Favoloso! Qui devo tornare da qua, dall'armadietto. Non so, cosa guardano i lupi? Perché poi ci sono queste statue poggiate qui all'interno di un supermercato con dei cartelli chiaramente attaccati lì a cazzo? Diventa un po' una minchiata, Gabriel. Secondo me il lupo gli piace la foresta, qua, la foresta. Anche se la neve può darsi. Boh. Guarda, di qua ho acceso la luce. Qua c'è un altro animale che è il gufo. Il gufo guarda cadaveri? Non faccio neanche ombra io. Wow. Non vedo. No. No, io là col cazzo che c'entro. Non trovo altri indizi. No, questa è la stessa cosa. Lupo guarda gli sconti. Non è che magari era tutto nel messaggio del leone. No. Mi pare una cazzata. Il leone. Sembra esserci un'altra foto dove c'è il gufo. Ma è possibile che ci sia un'altra foto qua dietro, intendi? Sì. Cioè, molto probabile, che magari è anche quella giusta. Guarda i fiorellini. Però è a caso. Anche perché, a onor di logica, se io giro il gufo,
Credo che faccia fede il meccanismo qui dentro, non quello. Ah, prendiamo per buono quello perché era nascosto. Diamolo per buono. Andiamo a cazzo col lupo? Andiamo a cazzo col lupo. Easy! Shining. This doesn't look good. No, direi di no, amico mio. Ma favoloso. Ma sta facendo la cacca. No, da parto. Non lo so. Il diavolo. Ma se no cazzo. Questo si è partato da sola. Un uomo impiccato. Ma ce l'hanno fissa, con l'impiccato. Ma che piscia. Ma se hai. Gius, 4 mesi, buonasera signor Gatto, sono 4, belli questi enigmi, grazie. Is this endless? Una strega e una cagna e il diavolo. Gente bruciata che guarda Dio. Ancora il diavolo col serpente. Il diavolo che tamburelle, c'è il cazzo di fuori, io non so perché. Diavoli cinesi. E lui chi è? Lui è Sandro. Chiaramente, lui è Sandro. Guardalo che bello. Ciao Sandro. Un uomo colorato e altri uomini, però meno disegnati. Questo qui è un poser. Guarda questo qui come ci ha dato dentro con i disegni. Il diavolo che mangia. Una signora che corre con la testa. Ah, salve, finalmente. Sì. Niente, beh, ha finito. Boh. E poi? Lo tocco? Che. Shit. Ah, si è impiccato. Lui è. Perché hai i vestiti arrugginiti? Ci meritiamo quello che sta accadendo ad Ormond. Qualcuno o qualcosa ci sta punendo. Forse Dio stesso lo sta facendo. Tutti sapevano e vedevano come venivano trattate le nuove ragazzine e la nuova ragazzina e sua madre. Non erano solo quei ragazzini a molestarla, anche sua madre ne soffriva. Le battute, tutti che ridevano nel loro modo di vestirsi e comportarsi. Chi eravamo noi per poter giudicare? Io ancora non ho capito perché giravano vestite dal Novecento, ma ok. Nessuno ha mai provato a fermare tutto ciò. I ragazzini si sono beccati una strigliata dai genitori per aver ripetutamente offeso la ragazza. Ma non è che la cosa sia stata molto sentita. E come potrebbe? Se un genitore dice non farlo con il sorriso stampato in faccia? L'ho visto con i miei occhi. E non è la sola cosa che ho visto. La notte in cui è morta stava scappando da quei tre ragazzi. Si è affrettata nei boschi in sella alla sua bici con i tre ragazzi al seguito. Li ho visti tornare più tardi, ma lei non c'era. Ho immaginato fosse andata a casa. Ma non era a casa. Era giù nella scarpata, ferita. Ferita. A morire da sola, perché nessuno si è preso la briga di andarsela a cercare, a parte sua madre. Non ho capito. Grazie a Kovix per la sub. Era ferita o stava morendo? Ah, era ferita. Lui ha immaginato che lei fosse ferita e poi è morta. Vabbè, dettagli. La responsabilità non è solo di chi nuoce agli altri. Anche quelli che sanno ma non fanno niente sono responsabili. E sono d'accordo, è per questo che ho punito i genitori. Ma lui chi è? Chi è? Oh, crap. I need to leave now. Signora, che guarda? Fai gargarismi? Ehi! Volevo fare una mossa di tango. Tutto? This doesn't look good. Ma veramente? Ma vaffanculo. Questa la devo aprire a mano. Alcune si aprono solo, altre le apro a mano. Is this endless? Don't you have a bad conscience? It's the hell of a living soul.
Ok, adesso c'è la signora che mi fa l'urlo. I need to leave now. E come me ne vado io, scusami? Che? Come me ne... come livo? Ah, ecco, grazie. What the hell? Ma bastardi mobili! No, vabbè. Veramente? Sul serio? Ma che merdata. Dai, House Flipper! Che cazzo urla? Aiuto! Che paura che mi ha fatto! Non vedo niente! Ma cos'è? Cos'è? I dribbling! Basta con ste sedie! Basta! Ma che merda! What door? Questa! No! Questa, no! Questa! Che urla incredibile, mi ha ucciso! Ma siamo matti, che male! Non lo so. Ma scusa, ma la nostra amante che fine ha fatto poi? Tu. Ah, Annika, Edward, ciao. Do you have any kids? Sì. What? I used non mi sembra vestita da 900 comunque. Used to? She was your age. Ah. Ok. Eravamo noi il padre? Sembra un po' tirata come cosa. Parte tutto che aveva un altro nome. Di tua figlia. È stupido, poverino. Rosie, Rosie, l'aveva detto. Rosie. Beautiful name. Cioè, lui ha avuto un incidente stradale, da quello che avevo capito. Why did I take this road? Why did it have to be raining that day? Allora, pioveva e lui ha fatto morire la figlia per l'incidente stradale? Again? I don't need to be reminded of this route. Non lo so. Ah, mi spiega lui, dimmi. Ah, anche nostra figlia è morta quella notte, quindi. Ok. Quindi è morta anche Annika? Andrea non mi ha incolpato per l'incidente, ma io l'ho fatto. Vite distrutte perché io ho preso una scorciatoia. Vabbè, ma voglio sapere la dinamica dell'incidente, però. Anche altro guidatore aveva una famiglia. Ho capito, ma com'è finita? Cioè, ha preso una scorciatoia, cosa vuol dire? Pioveva e lui si è infilato contromano? C'era uno stop, ma... Carol stava... sì, ma è stata infilzata da un cartello dello stop? Scusami, ma come... che dinamica di incidente è questa? Com'è accaduto? È arrivato un giavellottista e gliel'ha tirato, è l'unica. Com'è successo? Oppure lo ha messo sotto e lui è spuntato. Com'è morta? Volevo sapere. L'hanno arpionata. L'hanno usato come dardo. Oppure lei ha colpito il cartello, che si è staccato, è rimbalzato sul muro e si è infilzato. Poi, beh, è l'unica. Irene, buonasera, gatto. Spero di non spaventarla con l'esame. No, figurati. Grazie a lei per la compagnia, grazie. Ma, ok. E questa è la nostra macchina con nostra figlia, molto prosperosa. Ah no, questa è la figlia. Questa è la moglie. Prosperosa la moglie. Infatti lei, la figlia ha 13 anni, che non ha mai la faccia da tredicenne, però. Scusate, è un momento drammatico, dovrei essere serio, però è una grandissima minchiata. Guarda qua, voglio dire, che cazzo è sta macchina? Cos'è il motore qui? Se mi devi fare dei dettagli, falli bene. Cosa sono questi tubi? I tubi di scappamento, da qua? Ma poi ribadisco, l'incidente, com'è andata? Allora, diciamo che noi arrivavamo di qua? Si sono schiantate le macchine? Non riesco a capire. Cioè, chi è andato addosso a chi?
Perché sono troppo distante e messe che puntano dalla stessa direzione. Metti che una macchina arrivava da qua e noi ci siamo arrivati, avrei dovuto spostarla. Cioè, ci dovrebbero essere due direzioni diverse, quantomeno. Certo che è importante, Gabriel. Voglio capire se devo condannare il nostro protagonista per la morte della figlia o se invece è stata una casualità. È importante saperlo. Grazie a Magic. Gombloddo, a lei. Grazie anche a Camp per i suoi 4 mesi. Per me è importante sapere la dinamica dell'incidente. Devo colpevolizzarmi o era effettivamente un incidente? Che c'è? Attenzione. Quindi Carol si è trasformata in un mostro col fanale. Si è fusa con la macchina. Succedono queste cose quando fai un incidente. Allora, qui va a fuoco. Figa, che ribaltone. E questo è un incidente. Is that the fire station? Raggiungi la caserma dei vigili del fuoco. Qua non finisce più sta cazzata. Sì. Eccolo. Missing. Arrivo. Davvero? Io li odio. No, la sirena c'era già anche in un altro episodio, Gabriel. Non è la prima volta che fanno il Silent Hill Time. E quindi come faccio a capire? Devo passare quando c'è la luce? No, Ho fatto tour dei servizi della città, sì. Beh, ben servita. Is that the fire station? Non credo di dover entrare da lì a questo punto. Si è spenta l'unica luce che c'era. Cos'è? Sera. Chi devo trovare? Dimmi tutto. Ah, posso girare? No. Chi devo trovare? Someone here? Who? Trova qualcuno. Qualcuno? Yet more locked. Trova le chiavi. Hopefully the key is around. Porca troia. Qualcuno? Ci sono altre scale che salgono, ma non vedo una fava. Sembrano bloccate, va bene. Un'ascia. Ah, però hanno accettato il contratto. Sono una persona pragmatica, non sono religiosa e non credo nelle robe paranormali. Ma quello che ho visto la scorsa notte non può essere spiegato razionalmente. Ero nel parcheggio fuori dalla tavola calda, completamente solo. Si sentiva solo il vento. All'improvviso si è sentito un botto. Bam! Ho alzato lo sguardo e ho visto la lampadina di un lampione lì vicino fulminarsi. Quando ho abbassato lo sguardo ero parzialmente circondato da un gruppo di esseri da occhi luminosi. Non so che aveva il suo fanno con gli occhi luminosi. Ho chiesto a loro cosa volessero, ma se ne stavano lì, impalati al buio, a guardarmi, con i coltelli ed asce in mano. Sono entrato in macchina in più fretta che potessi e quando ho guardato dallo specchietto retrovisore non c'era nessuno. Grazie Stefa per i 10 mesi. Che prurito mi è venuto al naso. E vabbè, e quindi? Che poi c'è un'ascia, ma mica la usa come arma lui. Non la spengo la luce. Mica sono scemo, Vado. La manichetta. Io ce l'ho corta perché fa caldo. Posso spegnere il gas? Fa ridere che nella stazione dei pompieri ci sia una perdita. Ah, guarda, ecco qui.
però mi serve anche l'altra. Seems a valve is missing. Mamma mia, veramente. Veramente, veramente! Calendario con le pin-up. Cosa c'è qui? Una luce. Ah, una scritta. Smettere di guardare merda sul computer. Il tecnico deve venire qui ogni settimana a pulire il PC dai virus. Che cazzo guardava? Pornazzi su pornazzi. Virus. Poronavirus. Ah. Un gioco decente. Che fo, me ne vado, ciao. Posso? Non lo farei. No. No. E allora Bavangulen. Che poi non so se sia giusto, è che mi aspetto di trovare qualcosa. Il gioco me lo fa fare. Felix, ciao gatto, la scorsa settimana ti ho chiesto una benedizione per due esoneri, il risultato è la donazione per 10. Grazie mille. Non ho capito. Però, cioè, è andata bene? O vuoi un altro augurio? Non ho capito. Auguri! Ah, oh, ti hanno dato 25. Ah, ti hanno dato 25. Bene, bene. E non c'ero arrivato. Capito. Si spiega... Cos'è? No. Da dove ero venuto? Da di qua io ero venuto, no? Sì. Qua è aperto. Va là. Quante puttanate devo aprire io prima di capire qualcosa. Non lo finiamo neanche stasera, è incredibile. Che cos'è sta roba? Boo. Una chiave. Ok, abbiamo trovato una porta chiusa e abbiamo la sua chiave. Perfetto. Forse dentro la porta chiusa... Belli vestiti da pompiere, paesi così. Forse dentro la porta chiusa troviamo la valvolina che ci serve. Vado a vedere. Seguo questa pista. Oh, valvolina. Piccola valvola. Dov'è? Dov'è? Non è qui. Why is there a door here? Che domanda è perché c'è una porta qui? Ma... Significa che l'architetto, quando l'ha fatto, ha deciso che qui ci andava una porta. Poi l'ingegnere ha deciso che la porta poteva essere niente. Era una porta magica, ci aveva ragione lui. Now what? Non lo so che c'è. Forse adesso non va a fuoco? Andiamo a vedere. Che poi mi ha fatto spawnare qui. Dov'era la stanza infiammata? Era sotto? Ho sentito dei versi. Ah, non c'è! Non c'è! Miseriaccia, non c'è il buco! Porca miseria, non l'avevano ancora costruito, si vede. Posso scendere? No. Oh. Platforming? How do I get across? No, perché il platforming non è contemplato, non posso saltare. Non me lo dire, veramente? Io non... No. Santo cielo. C'è la roba qua. La manopolina, mi sa. La faccia della manopolina. Trova qualcuno. Devo farmi anche la strada a ritroso? Posso? No, non ci entro qua nel rave. Sono mica stupido. Ok. Ecco qua. Fortuna che sono anche idraulico. Cos'è successo lì? È sparito qualcosa? Però la... Ok. Scarafoni, ma sì. So where is this person I must find? Persona 5. GoPro. No, com'è che si chiamava? Super Relaxed Action Hero. Battle Royale. Che miseria.
Sì. Sono maleducato, ogni tanto tocco cose che non dovrei toccare e le lancio. E qui non è. Quindi non è nell'ufficio del capo. No. 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 Secondo me dobbiamo trovare nostra figlia, così c'ho questo pensiero. O la nostra amante, effettivamente abbiamo anche l'amante, che è dall'inizio del gioco che non si è più vista. Ci aveva promesso le grandi... Di tubo... Ah no. Le grandi sessualità, però... Di qua non sono stato, no? Scendo giù. No, da qua dove siamo arrivati? Di qua mi ammazzano. Di qua è bloccato. Quindi sicuramente in una di queste stanze. Che cosa direte voi? Lui. Dove c'è la sua scrivania? Hai visto qualcosa che io non ho visto? Questo? No. Non vedo niente. No, i cassetti non vanno, ragazzi. Ci ho già provato. Questo sì. Cioè, questo qui sì. Vabbè, no, non si vede niente comunque. Porca puttana, ma non si vede, nero su nero. Quella ragazza e sua madre non hanno fatto niente di male, eppure sono state ostracizzate fin da subito. Perché? Perché erano diverse? Quelli che hanno visto e non hanno detto nulla sono tanto colpevoli quanto gli altri, incluso me. Mio figlio, ancora non so cosa sia successo quella notte, voglio credere che sia stato un incidente. Aiden è un bravo ragazzo, frequenta solo gente sbagliata. Abbiamo dovuto farlo, abbiamo dovuto insabbiare tutto. È il nostro compito come genitori, chiunque avrebbe fatto lo stesso. O forse sono solo io che sto cercando di trovare delle scuse. So cosa ho fatto e sono pronto a pagare i miei debiti. Mi stanno aspettando fuori, con quegli occhi luciferi che brillano al buio. He felt like a failing father. Kate era un padre ausente. No query a fallar otra vez. Obladi. Toro loco. Gisboro fioi. Un do stress. Vamos alla playa. Vamos. Oh no, che palle bro, Che fa, che fa? È indeciso? Ah. Vanno su e giù quando premo la cazzo... No, non me lo dire. Non me lo dire. E quindi adesso, per spostarlo... Perché? Perché è successo questo? Scritto che non voleva farire di nuovo. Va bene. Ma quando è che posso dire che a me mi gusta bailar? This feels unreal. No, anche perché è una gran rottura di cazzo, amico mio. Non ho capito. Ok. Questo. E di qua ha senso andare, secondo voi? Cioè, se io metto questo qua. Ah, ce n'è un altro. Ma è un altro passaggio o cosa? Cioè, come funziona? Perché io credo di dover andare di qua. Però di qua poi c'è il coito interrotto, lo vedo. Quindi diciamo che non è la via corretta. Proviamo ad andare di qui?
Vedo una fava. Ma veramente una grandissima idea di gameplay. Complimenti, bravi tutti. Vado a prendere il terzo. No, no, ma una meraviglia, Vedo perfettamente dove devo andare. Senza rischiare minimamente di cadere. Santo cielo. Nel ritmo della noce, sbagliando si impara. I puzzle, quelli belli, Giocone. Fantastico. Non dirmi che io adesso mi posso spostare, cara di tutto. Va a tempo magari, devo correre. No. Ok. C'è un bottone, io lo premo. Che bottone è? Che succede poi? Cos'è sta cosa? Che vuol dire? C'è del verde e c'è del rosso. Forse devo metterli qua? Non lo so, perché due giusti e due sbagliati erano. Adesso lo scopriamo. Perché è diventato un puzzle game a caso? Boh, vai. È rimasto invariato. Vuol dire che non è giusto qualcosa. Tolgo questo. Ma è completamente a caso? Sì. È un train error a caso. Tiro la leva. Cosa fa? La menata un po' anche. È un cambio. Che è? Che cos'è stato? Ah, di là. 20 euro ben spesi, ragazzi. Questo è il ritmo Vuelta. Questo scende. No, sale quello. Facciamo assieme, dai. Vabbè. Allora, uno. Uno. Dos. Tres. Quattro. Cinco. Se, non lo so, sei, sette, otto, nove. Ricomincia da uno. Oh, ci sarà da qualche parte una sequenza da leggere. Ok, visto che mi faceva tornare su, probabilmente è di sopra la sequenza. Oppure no. 3, 3, 3, porta. Ah, potrebbero essere i lati. No, non possono essere i lati. Dai, mi ha dato la possibilità di tornare di sopra. La provo, ma non può essere così stupida. No, per me non è così. La provo giusto per non lasciare nulla di intentato, ma il fatto che mi abbia lasciato la possibilità di tornare su con l'ascensore, secondo me è chiara. Devo andare a trovare una sequenza scritta da qualche parte. Questo è solo un tranello. Bob, ci conosciamo da sempre. Ti chiederò qualcosa che va contro tutto quello in cui credo. Eri nel torrente quella mattina. Scaricava illegalmente, Con me e lo sceriffo. Tutti noi abbiamo visto la povera ragazza morta sotto la coperta del medico legale. Non sarebbe dovuto accadere, ma è successo.
Sai che anche mio figlio è coinvolto. Non può andare in prigione o in riformatorio, qualunque sia il posto dove chiudono i ragazzini al giorno d'oggi. È un bambino, è stato un incidente. Lo sto mandando a vivere da mia sorella a San Francisco. Devo solo farlo uscire da Dormont, ma nessuno deve sapere dell'incidente. Jack si assicurerà che l'indagine venga chiusa, dobbiamo solo dimenticare quella mattina. Non te lo sto chiedendo come capo, te lo sto chiedendo come amico. Kate aiutò a incubarir le investigazioni. Streghetta, sì. Non va mica ben così. Dedicate your whole life to helping others. That's what the chief did his whole life. He was so dedicated to the fire department that he often forgot he had to be a father to his son. This time he didn't forget. Non si è dimenticato so di essere il padre. Colluded with the sheriff to drop the investigation. Beh, almeno ha fatto il padre buono stavolta. È sempre stato un uomo di merda, ma vabbè. But he helped cover up the death of a little girl. What you decide? Beh, nobile in che senso, scusami? Bradley really be forgiven? Picchiava il figlio, lo metteva nello scantinato. Solo perché gli ha evitato la galera, allora è bravo? Speriamo di sì che sia l'ultima volta, guarda, vecchio. Come si fa ad uscire da sta porta? Oh! Aprimi la porta! Ah, faccio da solo, grazie. Condannatissimo, vecchio. Ciao! Dove va? Quanto è lunga sta corda tutta no... Ah. Vabbè, tanti nodi, però. E vai. Come non era il padre? Era l'altro quello che picchiava? Ma noi siamo appena stati nella casa del padre picchiatore. Sicuri che non era questo? You're getting close to where I died. Oh, bello. Era lo sceriffo, era il picchiatore. Giusto perché ha fatto l'accademia. Ma perché poi ci ha fatto fare... Vabbè, hanno mischiato le case, non importa. Ciao, bimba morta. Seguiamo le candele? Pazzia questa. Casa. Invece no. Sdrammatizzo. Sono fatto così. Minchia, che dramma comunque. Ma non ho capito cosa c'entra Annika con noi. Cioè, non me ne sbatte veramente un cazzo rispetto alla nostra storia con l'incidente. Voglio un collegamento, adesso. Annika, il mio cuore soffre ancora. Nella tristezza le lacrime segrete ancora scorrono. Quel che ha significato perderti non lo saprà, nessuno lo saprà mai. E la tua madre adorata, Erin. Losing a child is unbearable. Sì, ha detto che era un uomo nobile, mi sono confuso con l'altro padre, ha detto che era un uomo nobile, però nonostante tutto ha fatto la cazzata. Sì, va bene. Però se non mi danno un collegamento tra la morte di Annika e quella di Rosie, io non so. Do di matto. Ah! Grazie a Cheeseburger per gli 11 mesi. L'amante e la madre di Annika? Ah, potrebbe essere un risvolto intrigante, ma non credo. Sto struggling. Un animale incredibile. Allora, c'è la signora che continua ad inseguirci, ma noi ce ne sbattiamo. A parte il fatto che non so dove sto andando. Abbiamo un obiettivo? Trova un luogo in cui è morta Annika. L'abbiamo fatto. O dobbiamo andare di sotto a vedere? Mi sa che stiamo andando di sotto. Va bene. Non è che abbia molta scelta. Seguo il sentiero. Qua ci sono le civette. Ha salvato. Salgo la scaletta. Che sei scemo? Ma che sei avvicinato al cancello? Sei scemo? Ma io neanche l'ho visto il cancello. Che cazzo, ma è stupido. Entra nel complesso, giusto. Dopo che uno ha cercato di spararti, giustamente l'obiettivo ti dice di entrare in casa sua. Io comunque mi fermerei.
Entra dal retro. Io mi fermerei e basta. Perché ora, anche appena salvato, voglio dire, la tragedia si ferma qui per stasera. Domani forse. Ciao Luke, non so come farà a montare queste cose, ma cazzi suoi. Io non so. Grazie a Blue Bear. Dopo un mese e più sono finalmente riuscito a rinnovare. Grazie mille. Ma non l'ho scritto neanche oggi nel titolo, Gabriel. Ma che sta veramente diventando una tragedia questo gioco. Io non so. Non so. Che cazzo è? 20 euro. Roba. Vabbè, ragazzuoli, noi ci vediamo domani mattina. Andiamo avanti ancora un po' con Sea of Thieves, che oggi mi sono divertito veramente tanto. Vi ho visti anche belli attivi e mi ha fatto molto molto piacere. E quindi buonanotte. Ah, vi ricordo che a questo punto le live di sabato molto probabilmente saltano. Anzi, da quello che ho capito, saltano. Domani vi do conferma. Ok? E... oh. Saltano, confermato. Perfetto, niente. Niente live sabato sera, ragazzi.